Ciao amici di Auto Digest, una Alfa Romeo GTV 2000 del 2000 con 155 cavalli, motore Twin Spark. La GTV Spider, che sostituì la cosiddetta Duetto, fu prodotta dal 1995 al 2004 e oggi rappresenta un'ottima idea per avere un'auto dal costo non esagerato, ma divertente da guidare, piacevole alla vista, insomma una classica da usare anche tutti i giorni per tutta l'estate. All'inizio montava un motore 2000 Bialbero, il classico Alfa Romeo, da 150 cavalli. Poi ebbe numerose motorizzazioni, dal 1008 fino al magnifico 3002 Musei, come leggete nel nostro commento scritto. È un'auto molto divertente da guidare, piacevole, da un costo di esercizio abbastanza moderato. Non parliamo della 3002 Musei che faceva 5 con un litro, però un motore che dà soddisfazioni enormi. Ma passiamo a questa qui, che è un 2000, è la versione forse più equilibrata. Non consuma molto, è abbastanza confortevole, soprattutto la versione con l'aria condizionata, che sappiamo d'estate al caldo può aiutare a star bene dentro l'abitacolo. Insomma, un'auto veramente anche sicura, perché la tenuta di strada, a trazione anteriore, ricordiamo, a quattro freni a disco, la tenuta di strada è fantastica come l'Alfa Romeo. Col retroterreno leggero si può anche avere un po' di sovrasterzo, che è anche divertente ed efficace nelle curve. La versione del 2003, ristilizzata soprattutto nel frontale, con la mascherina lunga, che ad alcuni può piacere, ad altri no. A noi piace perché qua un po' quel sapore retro, insomma, ci piace abbastanza ed è molto rara. Anche l'interno in questa versione era molto più rifinito e con materiali più importanti.